Ciao, sono Gnagno, lo chef della Croisette, e oggi vado a proporvi una versione aggiornata del brodetto della nostra zuppa di pesce. Allora, come ingredienti abbiamo pomodoro verde e rosso, peperone rosso e verde, cipolla bianca, prezzemolo, pane raffermo, peperoncino, il nostro pesce da zuppa, quindi il palombo, la seppia, la razza, il pesce prete, la rana pescatrice, la tracina, il pesce ragno e la nostra mazzolina. Poi abbiamo sedano, brodo e cipolla, olio extravergine d'oliva, aceto e sale. Allora, come primo passaggio andiamo a eviscerare il nostro pesce. Andiamo a sfilettare i nostri pesci. Il primo passaggio andiamo a fare la base del brodetto, ovvero il peperone, il pomodoro e la cipolla. Del mollame insieme alla nostra base. Allora, prepariamo l'altra base con sedano, carote, cipolle. Andremo a fare una sorta di fumetto di pesce che ci servirà a dare il sapore del pesce che manca alla prima base. Appena rotolato leggermente, bagniamo con un goccio di vino . Facciamo evaporare e buttiamo il ghiaccio per osmosi tirerà fuori il sapore del pesce bloccando la cottura. Nella nostra base adesso andiamo a mettere un buon bicchiere abbondante di aceto di vino bianco. Allora, una volta cotto il peperone e la seppia, andiamo a tirar fuori la seppia. Quindi lasciamo sul fuoco le nostre due salse a stringere per creare la nostra base che ci servirà per cuocere il pesce sfilettato. Quindi metteremo il nostro pane, il nostro agostino, 15 minuti a 120. Andremo ad unire un po' del nostro fumetto alla base del brodetto. Cuocere il pesce nella salsa per grado di cottura, quindi metteremo prima il pesce prete che ha bisogno di un po' più di tempo. Aspettiamo 2 minuti e poi uniremo tutti gli altri ingredienti. Quindi lasciamo sul fuoco 3-4 minuti. Ecco a voi il brodetto 2.0, ovvero la versione al bicchiere.
cucchiaio della zuppa di pesce. Buon appetito!